Ciao a tutti e bentornati qui sulla Elm Creek con l'opzione Miming. Chi di voi avrà visto qualche timelapse che ho fatto in settimana avrà visto che Elm Creek è un po' modificata rispetto al solito, perché questa è una mappa mod e non è la Elm Creek normale che c'è impiantata nel gioco. È un po' diversa, dove abbiamo tanto mining, abbiamo la possibilità di produrre tantissime cose oltre a i prodotti al solito come quelli che sono presenti nel gioco. Volevo far vedere un po' di cose che possiamo fare oltre a quello che c'è. Possiamo fare l'oro, il ferro, i mattoni, possiamo fare il produrre gomme, cioè le ruote, la gomma, abbiamo la sabbia di fiume, produciamo il ferro, la sabbia, la ghiaia, il terreno, produciamo il lime, abbiamo la fabbrica di lime, il cemento, abbiamo l'asfalto, abbiamo tante produzioni che vi voglio far vedere qui. Vedete questa mappa com'è impostata. Abbiamo qui una cava, un'altra qui, una qui, qualcosa qua abbiamo anche qui, poi abbiamo qua sopra, e questa è la prima produzione che ho comprato, che è la cava di roccia. Infatti ho portato qui del carburante, e dopo che hai acquistato la cava e porti qui il carburante, hai la possibilità di estrarre della roccia che poi possiamo vendere. Per adesso ho messo solo dentro un paio di migliaia di litri di gasolio. Andiamo a vedere. Allora, line production, no, dov'è stone? Rock processor, vediamo qui. Abbiamo messo dentro circa 3.000 litri di diesel, di gasolio, e siamo già a 1.500 litri di roccia. Ma adesso, visto che là sta andando avanti, occupiamoci un po' di quello che dobbiamo fare, perché la nostra fattoria va ancora avanti, non è che ci siamo fermati con la fattoria va sempre avanti, perché è una produzione, quella della roccia e della miniera è una produzione laterale. Questa comunque dobbiamo farla. Allora, nel momento in cui ho fatto il passaggio a questa mappa qui, mi hanno tirato via dei terreni e me ne hanno dati altri, perché dove io avevo dei campi c'erano sopra le rocce, cioè le rocce, le cave, o anche in questo caso c'era anche il cantiere. Allora, avendo tirato via quel paio di campi, mi hanno rimborsato altri campi. E adesso andiamo a vedere quale mi hanno dato. Allora, da qui andiamo di qua. C'è il treno in arrivo. Ora rimango a metà. Non è il massimo, E vai.
Questo è quello che succede se non guardi il semaforo. Ti metti dritto, per favore. Thank you very much. Guardate qui che botta che ha preso. Mi ha rovinato il peso. Oltre a avermi demolito un trattore. Vabbè. A proposito, dobbiamo andare a vedere se ci sono dei trattori in offerta. Niente, niente, no, niente, perché dobbiamo cominciare a pensare a che dobbiamo cambiare qualcosa, qualche mezzo va cambiato, perché altrimenti non è più possibile. Abbiamo bisogno di attrezzatura un po' più grossa, visto che dobbiamo fare anche altri lavori con attrezzatura più grossa, finiamo prima il lavoro sul campo. Bene, allora io purtroppo queste 10 giorni ho avuto un po' di problemi tecnici, per questo motivo non sono venuti fuori dei video, ma dei timelapse. Purtroppo non riuscivo, allora ho preferito farlo in quel modo. Almeno qualcosa vi ho fatto vedere, perché altrimenti non riuscivo a fare niente. Invece adesso va bene. Almeno per adesso, poi vediamo, perché anche dovrò fare altre modifiche all'hardware, vediamo come si evolve la questione. Allora, andiamo lì sul campo, mi ricordo, 52, forse il 52, sì, perché mi hanno tirato via il campo là sopra che avevo vicino alla fattoria. Però ho avuto la possibilità di avere questo, che fa parte, diciamo, che di tutto quello che è in possesso con la mappa. Ok, un attimo solo che andiamo a vedere, perché nel momento in cui attivi questa mappa qui in modalità mentalità libera, non quella principiante, la seconda, ti danno tutta questa parte qua come possesso, e ce l'hai già, non la devi comprare, dove ci sono effettivamente le cave, tutti produzione dei sassi, del carbone, tutta questa roba qua. Allora, compreso, c'era anche questo campo qui. E qui c'è una cava che fa parte di questo appezzamento di terreno qui, come potete vedere, e però mi hanno tirato via questa parte qua, perché qui c'era, no, prima c'era il campo, adesso ci hanno messo, diciamo, che i punti vendita di tanta roba. C'è un cantiere qua dove possiamo vendere un po' di tutto. Allora, ci hanno dato il 54, perché i campi qua sono in nostro possesso, come potete vedere, no? Però non abbiamo in possesso anche le produzioni che sono sopra. Le produzioni che sono sopra dobbiamo comprarle, costano da 60, mi sembra che a 90.000 ciascuna. Adesso ne ho guardati un paio, però ne ho visti, mi sembra che un paio, due o tre, e sono intorno ai 60, 70, 80 mila, qualcosa del genere. Ma intanto noi non possiamo fare niente, perché dei soldi non ne abbiamo. Abbiamo comprato la produzione, quella delle rocce, e per adesso ci accontenteremo di quella. Ok, diamo una botta di questo qua e torniamo indietro. Dov'è? Prendere lui, che dobbiamo calcificare anche gli altri campi. Allora, i nostri ci sono il 37, il 35 e il 24. Allora, cominciamo con, visto che ce l'ho qua,
scusate, 37. Sì, ci potevo andare anche da lì. Vabbè, ormai sono qua, ci vado da qui. Ok. Vedete, qui c'avevo il campo e invece adesso c'è questo maxi cantiere dove possiamo vendere cemento, blocchi, quella roba lì. Mi sa che dovevo, infatti dovevo, adesso spostiamo il pane perché altrimenti, mi fai passare, ok. Mi sa che dovrò mettere un magazzino per i pallet anche su questa mappa qua. La guardavo da un'altra parte. Allora, il campo è questo qua. Andiamo. Cosa c'è là sopra? No, è rimasto una piccola traccia. Ok. Diamo della calce. Così siamo pronti per la semina di tutti i campi. Fertilizzato, abbiamo fertilizzato, come qualcuno di voi avrà già visto, abbiamo usato il digestato, visto che ne abbiamo abbastanza. Dai, ok, facciamo il giro qui. Sto pensando già alla prossima produzione quale comprare. Probabilmente comprerò quella dove estrapoliamo della terra e dove all'interno ci troviamo, o almeno dovremmo trovare dell'oro. Adesso poi vediamo cosa ci troviamo dentro. Ok, diamo una battuta anche qua. Spegniamo un po' così risparmiamo, perché altrimenti vedo che di calce ne abbiamo anche troppa. Ok.
Bene, questo è fatto. Adesso dobbiamo fare, mi sembra che un pezzo di questo, fammi vedere. Sì, dobbiamo fare tutto quel pezzo lì e poi quello sta lavorando là sopra. Sì, ok. Penso che qui la metà l'abbiamo presa, dai. Ok. Mentre lui fa qui, noi pensiamo cosa c'è da fare. Siamo a febbraio. Febbraio, vediamo. Non ricordo mai, a febbraio, marzo, aprile, febbraio niente. L'unica cosa che possiamo seminare è cotone, che però a noi per adesso non ci interessa. Al massimo cotone possiamo fare qualche raccolta, ma non semina, non la facciamo. Albero. Ok, andiamo giù. Allora, lì Master Ferguson, quello sta lavorando, ok. Adesso vediamo cosa abbiamo bisogno. Secondo me dobbiamo anche arare quel terreno che c'è là in basso. Lì. Ma ci passo dopo. Perché si blocca? Non lo so. Ok, qua è fatto. Adesso mettiamo un attimo l'aiutante. Andiamo a vedere là sotto. Ma qui l'aiutante. Prima andiamo a ricaricare. Ok, questo tanto è nostro. Ed è vuoto pure questo. Potevo seminare l'erba, però ci ho pensato troppo tardi e poi erba adesso probabilmente faremo una bella faremo di nuovo del mais, visto che abbiamo di nuovo svuotato il nostro impianto di biogas, faremo un po' di mais abbondante. Intanto facciamo girare Courseplay e Autodrive e loro ci riempiranno abbastanza il nostro silos. Peccato che Courseplay ancora non combatta i silos, ma altrimenti sarebbe una cosa molto utile. Rallenta, ok. Boh, tu fai un attimo così che io vado a vedere l'altro là sotto cosa sta facendo. Beh, siamo a buon punto anche qua. Questo va bene. Prendiamo questo qua, che lo portiamo giù. Cioè, lo mandiamo giù perché nella speranza che ci arrivi, abbiamo detto 54.
54. Ok. E io nel frattempo organizzo questo che dobbiamo rifornire le nostre serre. Ok, allora facciamo carica e consegna. Base, carica acqua, ok, qui è acqua serre, comincia dalla prima, carica l'acqua e qua facciamo ritiro e consegna, solo consegna, ok, tu cominci, dove vai? Mettiamolo sul percorso, così almeno evitiamo di fargli fare dei giri inutili. Ok. Nel frattempo questo sta arrivando a destinazione. Ok, siamo tutta roba parcheggiata, va bene, qua siamo quasi alla fine. Continuo io, così nel frattempo quello arriva al 54 e poi arriviamo a quel terreno lì. Bene ragazzi, allora per questa puntata qua siamo alla fine, io vi saluto, spero di vedervi o che ci rivediamo al prossimo video domani allo stesso orario. Un saluto, ciao.